Buongiorno a tutti, oggi vi parlerò del triplo bilanciamento. Se il bilanciamento singolo si realizza con un resistore e il doppio bilanciamento con due resistori, è facile intuire che per realizzare il triplo bilanciamento occorrono ben tre resistori. Prima di tutto diamo ancora uno sguardo al doppio bilanciamento che abbiamo realizzato in precedenza. Come potete vedere, su questo sensore non sono stati collegati i morsetti dell'antimascheramento. Per cui se questo sensore segnalerà un tentativo di mascheramento, la centrale non lo potrà rilevare. Mandiamo in mascheramento il sensore avvicinando un qualsiasi oggetto alla lente. Come vedete ora tutti e tre i LED stanno lampeggiando. Questo è il modo visivo che ha il sensore per segnalare il mascheramento. Se non colleghiamo i morsetti AM del mascheramento alla centrale, potremo scoprire questo tipo di manomissione solo osservando i LED del sensore. Come per l'esempio dei morsetti del tamper visti in precedenza, potremmo utilizzare due fili di sezione 0,22 mm quadrati e collegarli direttamente a un terminale della centrale, configurato come 24 ore. Ma anche in questo caso sprecheremo una zona utile. Qui ho utilizzato i fili bianco e blu per collegare i morsetti direttamente al terminale T2 della centrale. Un'altra soluzione che ci permette di fare una modifica minima al nostro doppio bilanciamento è quella di mettere l'uscita del tamper in serie a quella dell'antimascheramento. Questo però non permette alla centrale di distinguere tra i due diversi tipi di manomissione, perché sia all'apertura del tamper che all'apertura dell'antimascheramento il circuito del terminale viene interrotto. Comunque abbiamo sempre la possibilità di verificarlo sul sensore stesso. Se tutti i LED lampeggiano significa che è in stato di mascheramento. Se vogliamo fare le cose per bene, dobbiamo modificare il collegamento e aggiungere un resistore. Per prima cosa consultiamo il manuale della centrale, in questo caso della INIM. Questo manuale non riporta lo schema del triplo bilanciamento, bensì quello di zona doppia, ma sostanzialmente è la stessa cosa. Quello che a noi interessa in particolare è lo schema della zona doppia con end offline. Questa configurazione permette di collegare due sensori barra zone su uno stesso terminale, ma di questo ne parlerò in un'altra occasione. Ora dobbiamo adattare questo schema alle nostre esigenze. Osservando questa configurazione possiamo notare che le uscite di allarme su entrambe le zone hanno ognuna un resistore collegato in parallelo e il circuito del terminale TX, che sarebbe il nostro T1, ha un resistore in serie. Partiamo dal sensore in cui abbiamo solo la linea di alimentazione e il filo giallo che arriva dal terminale T1 della centrale. Quindi se consideriamo l'uscita di allarme della zona 1 come se fosse il relè di allarme del nostro sensore, allora dobbiamo inserire in parallelo a questo un resistore di 3,9 kΩ. E ancora, se consideriamo l'uscita di allarme della zona 2 come se fosse l'uscita di antimascheramento del sensore, allora dobbiamo inserire in parallelo a questo un resistore di 6,8 kΩ. Ora quello che manca è l'ultimo resistore da 3,9 kΩ in serie al circuito T1. In questo caso possiamo scegliere se inserirlo tra il tamper e l'antimascheramento e mettere il ponticello tra l'antimascheramento e il relè di allarme o viceversa. È indifferente. Il ponticello e il resistore in serie permettono di dare continuità al circuito del terminale. Inseriamo il resistore da 3,9 kΩ in modo che faccia da ponticello tra l'uscita AM e l'uscita PIR. Inseriamo un ponticello tra l'uscita tamper e AM. Infine chiudiamo il circuito con il filo verde che va collegato alla massa del terminale della centrale. Però se volete risparmiare un filo potete anche chiudere il circuito a massa attraverso il negativo dell'alimentazione. In questo modo avrete meno fili da gestire in centrale. Con questo abbiamo realizzato un triplo bilanciamento per una centrale INIM. Se qualcuno ha ancora dei dubbi, se li potrà chiarire con il prossimo video, in cui andremo a testare e a configurare il collegamento sulla centrale.